Sai qual è il mio vero problema? No. Due lettere. RL. RL o LL? Che c'ho sto fatto qua che non riesco a dire la R, cioè che sembra la L però è la R. La gente dice ma è la L o la R? Real life, vita reale. Ah, real life. È semplice, tu su bordella fatta. Ah bello. Prendetelo. Ora devo accedere qual è il posto tuo, eh? Da munnezze, non ho capito. Sei pronto a giocare? Inizia la game therapy. È normale. Ah, aspettatemi che arrivo pure io. Aspettatemi. Che me l'hai perso queste cose. Nella vita reale non puoi riavviare. Hai solo una chance. Devi scopartela. Giocartela. Giocartela, giustamente. Dicevi che cazzo di gioco era che... Ci vediamo dentro. Ciao ragazzi, allora ci vediamo dentro però. Cioè, non fate come serve. Dice, vabbè, ci vediamo dentro e poi non venite. Come serve, poi dicono i napoletani. Sto andando comunque. Ci vediamo dentro. Ci vediamo. Ragazzi, qui Aue, dove tutti si vuole facendo una crisi d'identità. Prima di cominciare c'è qualcuno dietro la camera. Siamo tornati con i vlog, giusto? Chi c'è? E chi c'è? C'è Zaz, Zaz. Ci tieni a vedere una cosa veramente imbarazzante? Dai, sì, Simo, imbarazza. Per esempio la mia intro fatta da Greta Menchi. Che mamma do, ma che di Simone Vascello. Ma cos'è? Manco un giapponese. A Tokyo non le facevano così le mie intro. Simone Vascello, una crisi d'identità. Raggiungiamo 15.000 like per una foto compromettente di Sasi. Sono stato ospite insieme ad altri 51 creator, perché sulla targhetta che ci hanno dato c'era scritto creator, però creatore. Io camminavo lì come Dio, ero Dio, sai? Insieme ad altri 51 youtubers italiani, mica da Nord Africa. Sì, quelli che fanno i video. Ah, ma tu sei quello dei video, E poi non ti conosco. Tipo per esempio quelli passata, però facciamo un video insieme. Non ti conosco, chi sei? Che hanno aderito anche loro all'iniziativa del Life Therapy Day. Che non so se l'avete visto, vi lascio il mio Life Therapy Day in descrizione. È stata veramente una giornata fantastica. Anche perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere in anteprima nazionale. Cioè proprio lì, mondiale più che altro. Galattica, in anteprima galattica. Il film Game Therapy, che è uscita poi in tutte le sale dal 22 ottobre. Durante questo video metterò all'improvviso, quando meno ve lo aspettate, scene del film che ho potuto vedere in anteprima e soprattutto una sorta di after movie, ovvero ci sono io che giro col mio telefono e registro tutto quello che è capitato veramente nelle situazioni ignoranti. Ad hotel con Riccardo Dose e ci sono tipo degli alcolici veramente, sai, tipo quelli che escono in edicola con la prima uscita il disadonno. E da vedere l'attrezzatura di Riccardo Dose, i soldi di YouTube, sono tutte le cose rotte di Riccardo. Aspetta, come fai? Tipo quella cosa tipo nei film americani dove ci lanciamo all'indietro. Esatto. Capito che? Vai. Uno, due. Ah! Sì, mi stavo per buttare fuori. Stavo per cadere la finestra. Sono stato sorpreso veramente in maniera positiva dal film, dalla trama e soprattutto dalla regia. C'è da dire che comunque questo è un film realizzato 100% made in internet, quindi ovviamente non ci sono queste doti attoriali degne del miglior Gabriel Garco nelle ennesime serie. L'onore del rispetto, il peccato e la vergogna, il sangue e la biella, la polpetta con la salsa. Gabriel Garco, l'importante è che c'è una E fra due parole. Lui dice, accetto, dov'è il contratto? Datemi il copione, sono Gabriel Garco. Sono Gabriel e Garco. Ha cambiato il suo nome. Ci sono solo due Leonardo nel mondo del cinema. E uno è in America, Leonardo DiCaprio, e possiamo vedere questa foto. Invece nel cinema italiano c'è il nostro Leonardo De Carli, che possiamo vedere in questa foto, dove ritrae tutto il suo splendore. Però... Comunque c'è una notizia sorprendente, ovvero che Simone Pacello è appena entrato a far parte dei Mates. È vero? Sì, è vero. La quinta stella. Papa Vegas salire sul pullman. È vero, mancava la quinta stella. No, Papa Vegas non c'è più. Comunque stasera stupiremo Papa Vegas. Sì, prima lo addormentiamo col sonnifero. Dopo si dà proprio giù. Andiamo giù di supposte. È presente la cosa lunga del smart. Esatto. Brum, verso il pullman più lontano stiamo andando. Dov'è che è pechegno? Facciamoci dei video mossi. Maurizio, tu non fai paura a nessuno. Maurizio, ti puoi vestire in ginga di quanto vuoi, ma tu non ci fai paura. Dobbiamo fare il biglietto, Luigi? Sì, devi fare il biglietto. Tanto tu napoletano non lo fai con voi. Aspetti, la devi far finita. No, fai tu sul mio canale, non ci puoi stare, fai. Tu non c'entri sul mio canale. Dovete sapere che mi hanno offerto gratis lo spettacolo a Napoli, quindi siete tutti invitati allo spettacolo di quei due sul set. Io non pensavo di avere finalmente Greta sul mio canale. No, Greta
che brutta figura, non sapevo nemmeno chi fossi. Io sono Creator, sono. Greta comunque, lei non lo sa. Adesso facciamo una cosa, vediamo lei come reagisce. Io sono iscritto al canale di Greta da quando lei aveva 20.000 iscritti, ma lei non lo sa. Lei non lo sa. Comunque dovete sapere, per un po' più vicino, che Greta è più bianca del solito oggi. Infatti è di un bianco cadaverico che... E quindi adesso stiamo andando all'ospizio in modo che la posiamo. Per esempio, no, se io avessi la possibilità di entrare in un videogioco, in quale videogioco entreresti? Io in GTA, però sono nello Super. Allora, colgo questo momento per far aumentare i miei iscritti al canale. Infatti Greta si è spogliata. Quindi... Anthony, ma così batti addirittura Favi. No, no. Favi domanda, Greta, le esci? No. Adesso questo video tutti i commenti con hashtag Greta esci. No, vabbè. Uscite la vuoi? Oltre ovviamente all'esperienza del film, sono stato veramente felicissimo di conoscere da vicino tantissime persone che seguivo ormai solo dietro uno schermo, soprattutto su The Animal Step di Papa Vegas. Io voglio entrare a far parte dei Maze. Qualcuno convinca Papa Vegas a farmi entrare nei Maze. Lo voglio, lo voglio. Dovete, vlog. Dovete sapere che Dudo costruisce qualsiasi cosa. Costruiscimi 2000 iscritti. Fai qualcosa, Dudo, per il mio canale. No, comunque sono qua per parlare di un problema molto serio, la malattia dei vlog. Allora, io pregherei di girati, guardati, guarda. Tutti malati di vlog oggi. Ma che generazione di falliti che siamo. Come si chiama questa malattia? Il fascismo, ragazzi. Che siamo tutti alzati con la mano così. Comunque fateci sapere nei commenti qui sotto se volete una serie insieme a Joe. Sai che esce fuori? Madonna, io lo amo. Chi sei matto? Sai che esce fuori? Sempre se li vuole, io non mi permetterei mai. Lo voglio. Eccoci qui in Giappone, sono venuto a trovare Stepney. Siamo in Giappone. A Roppongi Hills. Sì, sono venuto a fare un salto. Ho preso il primo pullman che passava per il Giappone. Che dovete sapere che simmetricamente parlando c'è una strada che collega. Dico collega perché anche lui è uno youtuber. In Giappone. Questa non me l'aspettavo. Più precisamente a Singapore. Ecco. A Singapore addirittura. Adesso comincia il nostro miglio verde. Yeah. Il miglio verde. Yeah. Mi rendete conto? Due napoletani sul red carpet. In mezzo a red. Prossimo film. Ha detto nuovo film, due napoletani sul red carpet. C'ho già la trama, Vegas muore. Papà! Maurizio Meluzzo è il nostro bodyguard, Maurizio. Io guardo i bodyguard. Guardate i pantaloni di Maurizio, vabbè, qualcosa. I miei pantaloni. Sono qualcosa di orribile, guardate. Dose, con te! Allora, l'ignoranza sta per arrivare anche sul red carpet di Roma. Siamo ignoranti. Ignoranti on the tube. L'ignoranza sta per arrivare. Ma la vuoi smettere? È il giorno più bello della mia vita. Sei diventato anche Johnny Manà. Oddio! Ignoranza ai massimi livelli, Simone. Comunque oggi Riccardo mi ha portato al cinema e non mi ha comprato i popcorn, ma che pezzo di me. A fine primo tempo te li vado a prendere. Ma cos'è una partita? Cos'è? Da oggi il canale è mio. Simone, poi c'è una crisi d'identità. Adesso mi fai esplodere qualcosa. Ma no! Ma papi, ho avuto io ho visto paura. Mio padre, ho visto ho quella. Ho avuto paura per il tuo telefono. Vi ricordo inoltre che abbiamo la possibilità di incontrarci a Palermo il 26 ottobre, dove sarò in sala 15 minuti prima o 15 minuti dopo la proiezione di Game Therapy per salutarvi. Quindi ringrazio davvero di cuore tutti quelli dell'organizzazione che mi hanno invitato e soprattutto voi che se sono riuscito a calpestare il red carpet io, Simone Pacino, cioè ti rendi conto Simone Pacino sul red carpet? Secondo me il red carpet ha subito una crisi d'identità. Sì, dopo che sono passato io con la faccia di Gianni Morandi, che avete visto, ho fatto Gianni Morandi sulla gente. Quindi che dire, raggiungiamo i 15.000 like e i 30.000 like se potete. Per vedere chissà che cosa sarà compromettente. E quindi ci vediamo in un prossimo video che esce domenica. Generazione di belle. Suda!